Adesso per finire chiamo il presidente di Lotto, Fabrizio Cremonesi. Sarà l'ultima chiacchierata della serata, è stata lunga, però non so, ci sembrava che non chiamare tutta questa filiera avrebbe fatto perdere qualcosa. E, non so se è interrotto improvvisamente. Può essere, diciamo. È arrivato il signor Stefano. Esatto, ci sono le macchine che si ribellano. Neanche qua si ribellano. Facciamo un dialogo, Fabrizio. Sì, diciamo che. Di schiacciare il pulsante o forse questo, ok, quello. Beh, allora il presidente di noi, Fabrizio Cremonesi, c'è stata questa cavalcata lunga 23 anni che è partita con Rexando, ma nel senso abbiamo preparato una discussione vedendo anche alcune immagini, non lo so se mentre parli cerchi di magari far vedere qualcosa, no, più che altro l'inizio di questa discussione, grazie innanzitutto per l'enorme contributo che hai dato per questa serata, è una serata fortemente voluta da te, e quindi secondo me è venuta bene, quelli che ci sono, io se fossi stato dall'altra parte sarei stato contento di sentirla, nel senso parlaci di quello che ha portato alla nascita di noi, partendo anche da quel patrimonio unico e veramente denso che è stato Rexando. Sì, ecco, ok. Allora diciamo, quello che voi non vedete è una slide che rappresenta tutti gli ultimi progetti fatti in questi anni da Rexando e Bici Boletana. Rexando ultimamente ha avuto anche un motto: siamo ciò che scegliamo, come Bici Boletana al suo motto, pedala al futuro. Insieme abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto un evento grandioso fuori dai binari per valorizzare una ferrovia abbandonata che parte da Boasco e potrebbe arrivare fino a Rogoredo passando dall'abbazia di Chiaravalle. Abbiamo partecipato a un bilancio partecipativo che non abbiamo vinto, che si chiama Fiume Verde, per fare in modo che tutti i percorsi e tutte le piste ciclabili di San Donato fossero collegate tra di loro e confluissero nel Pratone, che doveva essere, diciamo, un po' il fulcro di tutta questa, diciamo, di questo lungo percorso che partiva dal Parco Tre Palle, arrivava al Pratone e andava alla Campagnetta. La Campagnetta è un luogo di San Donato che è molto grande, forse più grande del Pratone, l'ex canale navigabile, e in questo luogo praticamente abbiamo molto combattuto come Rexando per fare in modo che non fosse cementificato e siamo riusciti insieme al comitato sulle mani della Campagnetta a fare in modo che le rumetrie fossero spostate da un'altra parte e quindi questo è diventato patrimonio del comune di San Donato Milanese. Qui è un luogo che potrebbe collegare San Giuliano e Milano attraverso anche l'abbazia di Bigordone e Chiaravalle. Stiamo lavorando da tempo a questo progetto, su questo percorso, fino a creare anche un dipartimento che si occuperà espressamente di questo. Poi Rexando è stata a molte cose e ha fatto un bilancio partecipativo dove abbiamo vinto anche il marketing territoriale visivo, è un po' quello che diceva Federico Del Prete, no? Del fatto che se uno ha l'idea di che cosa manca per arrivare in luogo in bicicletta e andare a piedi, quanto tempo ci manca, quanto CO2 consumerebbe se usasse l'automobile, sarebbe più invogliato utilizzare la bicicletta. E quindi attraverso dei QR code abbiamo fatto questo percorso di marketing territoriale dove in ogni luogo si racconta dove si è, cosa c'è intorno, eccetera. Poi Rexando è un po' tante cose, perché anche è stato ed è un giornale scritto al Tribunale di Milano e ha creato molte rubriche al suo interno, tra cui anche Idee per la città, che è servito per fare in modo che i cittadini esprimessero i loro sogni di come volevano la San Donato del futuro e quali fossero le loro idee. Abbiamo fatto dei percorsi anche raccontando il Sud-Est Milano attraverso dei comunicati stampa che diamo dai comuni, e quindi Rexando, che era nata come rete civica di San Donato Milanese, in realtà dopo di tempo questa parte, anche con Bici Boletana, chi aveva avuto
e che ha accordi con la regione del Lazio, con la Sicilia e con la Sardegna per dei progetti intorno alla Cipolitana, non poteva più essere una rete che si occupasse solamente di locale. Dato che comunque Rexallo al suo interno aveva una serie di dipartimenti, ho pensato di dare valore a questi dipartimenti e quindi il rilevamento doveva nascere qualcosa di più grande, e ho pensato alla nascita di Noi. Noi perché è sì un acronimo d'accordo, vuol dire netto organizzazione innovazione, ma è bello pensare a noi perché noi dobbiamo fare le cose. Noi ora siamo qui, abbiamo parlato tutta la sera di cambiamenti urbani, di percorsi comuni, di avere coraggio, di piantare gli alberi, del fatto che bisogna abbandonare le automobili, però diciamo ci sono anche persone che non vogliono usare la bicicletta, persone che non hanno l'automobile, persone che comunque si devono muovere in città. E quindi noi qua a San Donato abbiamo un terziario che fa paura, ogni azienda ha la sua navetta personale che si ferma alla metropolitana e porta ogni 10 minuti 4 dipendenti a lavorare. Questo per me è inammissibile, questo è vergognoso in una città che parla di cambiamento e poi c'ha 50 navette private che portano 4 dipendenti in 10 minuti. Secondo me devo fare un accordo con tutto il terziario che sta a San Donato e fare in modo che i loro pullman privati li possiamo usare anche noi cittadini che ci dobbiamo muovere in città. Perché altrimenti noi risolviamo il fatto che mettiamo delle barriere con diciamo, le strisce blu o poi non mettiamo ad esempio la cosa bellissima di togliere un'auto e mettere in 10 lastre di biciclette. Quindi ci mettiamo nell'ottica di dire non uso la macchina perché mi costa dare sul cellulare, non posso usare la bicicletta del bike sharing perché mi costa utilizzarla, non posso usare le bici perché me la rubano e non posso muovermi perché non ho i mezzi per muovermi. Invece noi potremmo fare un grandissimo salto di qualità, no? Perché io non sono un politico, ma secondo me ci vuole coraggio, tutte le cose possono essere realizzate, per cui se si fanno accordi con le aziende, con anche le aziende dove si lavora e i soldi vengono anche prelevati da meno di una piccolissima parte, noi tutti potremo andare con i mezzi gratuiti in giro per la città e muoverci, perché se ci sono veramente diciamo, queste emergenze climatiche, se veramente non bisogna gentrificare, se veramente bisogna lasciare a casa l'auto, allora bisogna avere coraggio, e questo coraggio si deve fare anche prendendosi cura delle cose, quindi anche prendere, non so, un albero, come stasera noi abbiamo messo a disposizione 200 alberi. 200 alberi sono niente a confronto ai 3 milioni di alberi che si vogliono piantare o ai 350 milioni di alberi che il presidente dell'Etiopia ha fatto piantare agli abitanti in 24 ore. Sono solo 200 alberi che ognuno di noi veramente potrebbe prendere, avere cura, curarsi. Io sono convinto forse che un tempo, quando in un'altra era, forse ero un albero, perché credo, perché mi piacciono tantissimo e ho veramente apprezzato quello che Andrea tu hai detto, no? Che gli alberi non danno solo ossigeno, gli alberi io mi ci metto a guardarli disteso in un bosco e riesco anche a vedere così, ho scritto anche molte poesie sugli alberi, sono convinto che gli alberi è vero, sono lì fermi perché sanno tantissime cose, cioè nel senso loro ascoltano secondo me, e cioè sono veramente arrabbiati quando noi andiamo a cotarli in una maniera così schifosa, no? Perché cioè come se gli amputassimo le gambe, le mani, perché dà fastidio al balcone del vicino e quindi lo amputiamo. E poi distruggiamo alberi che magari sono anche diciamo sani perché sono degli alberi che sono nati spontaneamente, cioè nel senso delle cose si raccontano sugli alberi che questo succede a San Donato, questo hanno fatto degli alberi perché non sono cresciuti spontaneamente, sono cresciuti così da 6 anni da soli senza che nessuno li avesse piantati, non erano pure dei plati, cioè non avevano neanche tanto ossigeno perché non erano dei tigli pregiati,
me queste cose fanno veramente pensare. E allora parliamo anche di biciclette e del fatto che si possa andare in giro in bicicletta. Secondo me è una delle grandi sconfitte dell'andare in giro in bicicletta con l'edificio a flusso libero sono state proprio le OFU, fatte in maniera veramente assurda, con un materiale scarsissimo, lasciate in giro poi nel territorio, buttate sugli alberi, nei fossi, ovunque, e poi lasciate così abbandonate perché OFU è fallita. E quindi io come bicipolitana ricevo miliardi di lettere dai cittadini che dicono: ma perché il Comune di Milano, ad esempio, il municipio 3 fa qualcosa e il Comune di San Donato non fa niente? Io devo prendere il treno per andare a lavorare alla stazione di Borgo Lombardo e devo scavalcare 50 bici di OFU ammassate e che nessuno li toglie. Chiamo l'amministrazione comunale, scrivo l'amministrazione comunale e ci devono pensare. Secondo me bisogna fare in modo che queste biciclette siano prese, rimesse a posto, quelle che si riesce a mettere a posto, e fare in modo che queste bici siano date alle persone che non hanno il mezzo di comprarsi una bici, perché se tutti usiamo la bici, almeno, cioè, veramente cambiamo le cose, perché io non lo so, avevo un po' di slide a vedere, mi sto parlando della rotta libera. Più che altro loro allora erano intentati, io direi che, ma nel senso, non avevamo pensato specificatamente a quello che dovevi dire, però anche per quelli che sono qui e ci conoscono sanno che ci metto dentro anch'io, abbiamo il pallino, cioè io tutti i giorni uso la metropolitana e il vedere che la fermata di San Donato si chiama San Donato ma è, diciamo, una dicitura, ma non è del comune di San Donato, spiace. Il territorio naturalmente arriva in ritardo, sì, e la metropolitana adesso, però c'è questa narrativa detta in giro che anche Lorenzo lo ha citato prima, il 20 luglio del 2017 viene presentato alla città di Milano il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Adesso a San Donato si dice che le ulteriori due stazioni che dovrebbero essere presenti sul territorio di San Donato sono stati due tratti tirati con la matita rossa, così perché piace fare. No, diciamo che non bisogna scherzare su alcune cose, cioè il PUMS è stato fatto dal professor Beria del Politecnico di Milano, quindi sono studi precisi, e quelle due tracciature sono date perché viene dato un delta maggiore di 1, quindi la possibilità di farlo. Poi da lì ad andare, come diciamo noi, fino a Crema è un'altra cosa, ma quelle due tracciature sono date perché l'economicità è stata detta che si può fare. Quindi l'ultimo argomento che ti dico di spendere e di declinarlo come facciamo spesso è del prolungamento della metropolitana. Io credo che l'analisi costi benefici sia un po' un palliativo che deve essere a volte messo a lato, perché a questo territorio serve un prolungamento, punto, finito. No, ecco, io, diciamo, sono stato recentemente, anche un po' come Alexander Bicicolitano, ho partecipato sia al DGTI che al Biciclana in giro per San Donato, dove il nostro primo cittadino ha detto che lui si batterà sempre e comunque per la metropolitana, non solo Viva Paullo, ma anche fino a Crema. E quindi io voglio dare merito per un cittadino, diceva anche che se noi la metropolitana non l'abbiamo è perché noi cittadini non ci siamo tanto sbattuti per averla, perché se Monza e Cinisello hanno 12 fermate perché i cittadini si sono alzati, hanno fatto un sacco di azioni nei confronti dell'amministrazione dei politici per avere questa cosa, e loro ci sono riusciti, noi non abbiamo avuto tanto coraggio. Allora io oggi, in questa serata, che magari anche tardi, non c'è tanta gente, però è tutto registrato, per cui possiamo rimandare in giro, vorrei che i consiglieri comunali di ogni comune del sud-est Milano si impegnassero per fare dei banchetti al sabato e la domenica e fare in modo che i cittadini di tutto il sud-est Milano, dico tutto il sud-est Milano, raccogliessero un bel paccone di firme da portare alla Regione Lombardia, perché è inammissibile che una strada statale o ex statale come la Paulese non abbia, diciamo, la metropolitana, non abbia neanche una ferrovia. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, e poi pensiamo che se la soluzione di analisi costi-benefici dice che dobbiamo distruggere il parco agricolo per farci quattro corsie preferenziali, per farci passare un bus rapid transit, che poi
con il rotolamento delle loro gomme innalzano poi dei sottili, io veramente mi vergogno di essere un cittadino italiano. Cioè. Sì, sono parole sicuramente forti nel territorio di giorno che sicuramente devono sentire la solita retorica e che quelli che sono stati democraticamente eletti prendono in considerazione anche delle distanze che nascono dal basso.